Ciao a tutti, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui perché vi mostrerò cosa c'è nella mia valigia. Allora, direi che non sono un buonissimo esempio perché per una settimana mi sono portata un valigione del genere, che ora vi faccio vedere meglio. Però ho portato un sacco di cose e volevo farvelo vedere. Magari riducete un pochino le dosi, anche perché è stato un po' un problema trasportarla in treno, anche perché ci siamo perse. Nel senso che abbiamo sbagliato a prendere il treno, quindi è stato un casino, ecco perché sono così sudata. Siamo proprio appena arrivate. Qui intravedete un po' l'appartamento in cui siamo. Io e una mia amica, che ho dato per scontato, che però è un po' timida e non penso si farà vedere la telecamera, ma cercheremo di convincerla prima o poi magari in un vlog. E niente, quindi ora iniziamo, però prima vi ricordo che se vi va potete iscrivervi al mio canale qui sotto, tanto è gratuito e così mi aiutate, e di lasciarmi tanti pollici in su. Questa è la valigia, a dimensioni grandi come potete vedere dalla mia mano. Questa è la marca ed è tutta blu, e ora apriamola. Eccola qua. C'è questo reparto che si chiude e questo qua che in realtà ha delle cinghie, ma che io non ho utilizzato. Iniziamo da questo reparto. Qui ci sono tutti i vari beauty, che per ora vi mostro solo così velocemente, dopo vi faccio vedere più nello specifico, quindi altri beauty. Poi iniziamo con pigiamino. Abbiamo il mio pupazzo che viene con me in tutti i viaggi. Un altro beauty che scoprirete dopo. Beh, direi che i fazzoletti non devono essere spiegati. Un accendino finito per caso, non si sa mai. Anche qua un altro sacchettino, ma diciamo che questo ve lo posso anche dire. Ho quello per tagliare le sopracciglia, lenti a contatto e cotton fioc. E un paio di mini saponette. Altri fazzoletti. Poi un altro beauty che vi farò vedere dopo. Qua ho l'intimo, che quindi non è il caso di mostrare nel dettaglio, fazzoletti, poi cotoni, crema depilatoria per noi ragazze, poi ho portato questo che vi ho mostrato nell'haul, che se non avete visto mi raccomando andatelo a vedere, poi repellente per le zanzare, che è sempre utile, non si sa mai, un altro super beauty, poi qua ho cartine, filtri e chi più ne ha più ne metta. Rasoi sempre per noi ragazze, ago e filo, perché non si sa mai ragazze, un kit di ago e filo, anche perché devo chiudere dei vestiti che per i miei gusti sono un po' troppo scollati. Varie carte, sia le carte da scala 40 che quelle da 1 che quelle classiche napoletane. E poi iniziano i vari vestiti. Ho portato qualcosa di un pochino più elegante, come ad esempio questo toppettino tutto in tulle, poi magari vi farò vedere meglio in un vlog, un vestitino se andiamo in un locale un po' più carino, e tutti dei vari vestiti, magliette, tutine che vi ho mostrato nell'ultimo haul, pantaloncini, vestitini, e qua un maglioncino un po' più pesante perché non si sa mai, e quindi questa è tutta la prima parte, e ora passiamo ai beauty. Questo è il primo beauty dove ho messo tutti i trucchi, quindi blush, illuminante, mascara, fissante per il make up, un altro illuminante, qua abbiamo dei rossetti, terre, altri rossetti, primer, piegaciglia, ecco qua, questo è quanto, e qua ho delle palette, pennelli e spugnetta. Poi il secondo beauty è quello dedicato alle unghie, ci sono vari smalti, l'acetone, qualche dischetto di cotone, la lima e vari smaltini colorati che non so se metterò. Poi c'è quello dedicato al bagno, che ho questo qua, tra l'altro no, non è sponsorizzato come i 1000 video sponsorizzati, ma sono curiosa di provarlo. Ho preso sia lo shampoo che il balsamo alla papaya per capelli danneggiati, poi dentifricio, un deodorante, poi c'è un prodotto per i capelli da mettere sui capelli dopo lo shampoo, poi bagno schiuma al mojito, quello che mi hanno regalato nei miei regali di Natale nel video, quello lì non so se l'avete visto e ve lo ricordate, una spazzola, spazzolino, una specie di filo interdentale, salviettine intime, questo è quanto. Poi in quest'altro beauty abbiamo tutte le varie creme solari, intanto mi cadono cose, crema solare 50, un'altra crema solare 50 viso e corpo bambini, e poi quella per il viso specifica 50+, e un burro cacao per le labbra, di quelli, questo sacchetto di quelli che proteggono, va bene, non della Labello classico, eccolo, ora lo potete vedere. Poi in quest'ultimo beauty della prima parte ho tutta la parte skincare, quindi due maschere, uno struccante bifasico, acqua micellare, un detergente viso antipunti neri e antibrufoli, tonico, siero occhi, crema occhi, siero viso,
crema viso, gel detergente anche struccante, crema idratante e aloe vera, un po' per tutti gli usi, come dopo sole, per delle irritazioni, va bene per tutto. Ora possiamo passare alla seconda parte della valigia. E voilà! Allora, qui dentro ci sono tutte le varie scarpe, quindi ho delle infradito da tenere in casa. Qua ho delle scarpe col tacco incartate singolarmente perché ho sempre paura di rovinarle. Scarpe col tacco nere, sia da qui che qua c'è l'altra scarpa col tacco nero. Poi ho degli integratori alimentari. Poi, sì, ragazze, proprio loro perché io ovviamente una settimana di mare, una settimana di quel periodo del mese. Via! Poi, qui dentro ho delle altre infradito, queste qua invece sono per il mare. Qua ho dei sandalini che vi ho mostrato nell'ultimo haul, una borsetta, tutti i vari copricostumi, eccoli qua, uno blu, poi iniziano ad esserci tutti i vari costumi, ne ho sia interi che a due pezzi, altri copricostumi, altri di loro perché non si sa mai, due asciugamani, due di Minnie fantastici, altri, e questo è tutto. Ora vi mostro le poche cose che ho portato nello zaino. Ovviamente c'è il mitico ombrellone che avrà 30 anni. Lui è lo zainetto dell'Adidas viola e ora vi faccio vedere. Ovviamente il portafoglio, portatabacco, dei cracker che non ho mangiato nel viaggio, fazzoletti, caricatore, chiavi, agenda, un libro, caricatore del computer, borraccia e computer. Questo è tutto quello che ho portato. Vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video. Io ho sudato tantissimo perché fa caldissimo, quindi mi dispiace se sono andata un po' veloce, questo video sarà venuto un pochettino corto, ma noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. E quindi mi raccomando, mettetemi like, ditemi cosa ne pensate del video, ditemi voi dove andrete in vacanza. Io sono ad Albenga in Liguria e mi fermerò una settimana. Un bacione, grazie mille per aver visto questo video.